Salta il condono su Ischia così come era stato presentato in origine. Il decreto Genova, così chiamato in riferimento all'ultima tragedia del ponte di Genova, aveva a quanto pare una falla che divideva la maggioranza. L'articolo 25 che disciplina le pratiche di condono a Ischia applicando le norme della legge dell'85. L'emendamento all'articolo 25 del decreto presentato dalla senatrice di Forza Italia Urania Papateu è stato così approvato con 23 voti, di cui 22 no, 1 favorevole e un'astensione. Immediata la reazione di Luigi Di Maio, che riunisce a Palazzo Chigi i ministri e capogruppo dei 5 Stelle, definisce gravissimo il comportamento dei due senatori che sono già sotto procedura disciplinare dei probiviri. Dai banchi dell'opposizione il senatore PD Matteo Renzi ha commentato: oggi in commissione il governo è stato battuto sul condono edilizio. Voglio dire pubblicamente grazie ai senatori del Movimento 5 Stelle che hanno avuto il coraggio di votare contro questa schifezza. Per la prima volta in questa legislatura il governo è stato sotto su un atto parlamentare grazie al voto contrario di due senatori 5 Stelle. Rinnovo l'appello, dice Renzi su Facebook, a Salvini di togliere la parte sul condono edilizio di Ischia dal decreto Genova e noi voteremo con voi. Ma stralciate la schifezza del condono, aggiunge, di abusivismo si muore e basta. Sul fronte rifiuti scatta una nuova inchiesta della Procura di Napoli, in particolare nel mirino una decina di appalti sospetti nella filiera. Un'indagine coordinata dal procuratore Giovanni Melillo che riguarda molti comuni della regione, in particolare del Casertano escluso il Beneventano e l'Irpinia, dalla raccolta al conferimento negli impianti di stoccaggio dalle discariche abusive. Blitz ieri dei carabinieri del NOE in provincia di Caserta, dove sono stati acquisiti atti e documentazioni nell'ambito dell'indagine per traffico di rifiuti e turbativa d'asta. Una ventina gli indagati, tra cui figurano amministratori locali, funzionari tecnici, manager e consulenti. Indagini in corso sul caso della donna dello Sri Lanka intubata nell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli assalita dalle formiche. I carabinieri del NAS di Napoli hanno presentato in procura tutta la documentazione ed hanno sentito anche alcune persone dell'ospedale, altri pazienti che avrebbero raccontato della presenza nei giorni scorsi delle formiche, da giorni quindi. Si dovranno accertare le responsabilità, restano sospesi su provvedimento della Regione Campania e della ASL Napoli 1 i medici e gli infermieri che erano di turno quel giorno in cui è stata filmata la donna srilanchese nel suo letto pieno di formiche. Si dovrà accertare anche se le ditte di pulizia avevano eseguito il loro lavoro, il cui controllo spetterebbe agli organismi sanitari. Regione Campania, Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, Eurispes, promuovono insieme la Conferenza Nazionale su Sicurezza e Legalità che si terrà dal 16 al 18 novembre a Napoli. Nel corso della conferenza stampa, a cui hanno partecipato il presidente Vincenzo De Luca, l'assessore regionale alla Sicurezza e Legalità Franco Roberti, il presidente dell'Eurispes Gianmaria Fara, il presidente dell'Osservatorio Permanente sulla Sicurezza dell'Eurispes Tullio Del Sette, è stato sottolineato che l'obiettivo è affrontare il tema della sicurezza che, insieme a quello del lavoro, gioca un ruolo fondamentale nella guida del Paese. Per cui ci saranno 8 tavoli di discussione al fine di offrire ai governanti ed al legislatore un quadro di riferimento per l'avvio di politiche adeguate. I tavoli tematici, che sono 8, che spaziano dalla sicurezza urbana al terrorismo, alla criminalità organizzata con le sue infiltrazioni, all'economia legale, al cybercrime, all'immigrazione e alle dipendenze, ecco, cerca di affrontare appunto il tema, il grande macro tema della sicurezza in tutte le sue declinazioni. Il tema della sicurezza è un tema vitale per il popolo italiano, per le persone normali, per le famiglie. Abbiamo fatto in questi anni 2 convegni di livello nazionale, uno sul lavoro, il piano sul lavoro che abbiamo proposto 2 anni fa, adesso un convegno nazionale sul tema della sicurezza. La sicurezza è decisiva per la vita delle famiglie. Non esiste la distinzione fra sicurezza reale e sicurezza percepita, la gente vive per quello che sente. Io sono convinto che dobbiamo garantire la sicurezza urbana perché per troppi anni nelle città i cittadini sono stati abbandonati a se stessi e occorre anche un intervento duramente repressivo
senza avere paura delle parole. Ma dobbiamo anche sapere che il tema della sicurezza non è solo la repressione. Questa sarebbe demagogia. Sicurezza significa diritto allo studio, significa recupero dei quartieri, significa tenere le scuole aperte nel pomeriggio, significa combattere il cyberbullismo, significa combattere le nuove dipendenze da alcol, da ludopatia, da nuovi stupefacenti immessi sul mercato. Cioè la sicurezza è un tema davvero complesso che va affrontato con spirito di verità. Ritengo che ci sono tutte le condizioni per convocare Di Maio. Devo dire che in passato altri parlamentari sono stati convocati, va bene, perché naturalmente va garantito anche il diritto alla difesa, e poi sarà il Consiglio di Disciplina a valutare, credo collegialmente, non credo che affideranno questa pratica ad un singolo collegio, ma la valuteranno collegialmente i nove consiglieri di disciplina. Non vale l'immunità parlamentare in questi casi? Come ci si regola? Allora, ci sono dei precedenti. Devo dire che 2 anni fa c'è stato un caso in cui è stato valutato anche questo aspetto, però questo aspetto dovrà valutarlo il Consiglio di Disciplina.